Dopo 20 mesi finisce l'era di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio, alla guida dell'Italia. Il presidente Mario Draghi infatti oggi si congeda ufficialmente, ha già salutato i cronisti che hanno seguito le vicende di Palazzo Chigi ringraziandoli per il lavoro svolto, parlando di democrazia nel loro lavoro, e lui stesso ha detto di avere imparato tanto in questi 20 mesi alla guida del paese. Oggi pomeriggio l'ultimo Consiglio dei Ministri e poi nei prossimi giorni il passaggio della campanella con Giorgia Meloni, che è la premier in pectore. La leader di Fratelli d'Italia infatti dovrebbe ricevere l'incarico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi giurare, e insomma però i tempi non si sanno ancora con certezza perché la squadra dei ministri non è ancora definita e le fibrillazioni all'interno del centrodestra non finiscono. Come sappiamo, le ultime esternazioni di Silvio Berlusconi hanno creato dei fuochi d'artificio all'interno della coalizione. Il Presidente Berlusconi tiene il punto sul Ministero della Giustizia, mentre Giorgia Meloni insiste per Carlo Nordio. Troveranno la quadra? Probabilmente sì, ma non c'è soltanto la giustizia, ci sono anche altri ministeri di punta che devono essere ancora composti. Giorgia Meloni però ha fretta, vuole accelerare, chiudere e presentarsi al Quirinale appunto per il giuramento. Quindi sono ore di grande tensione e fibrillazione. Noi staremo come sempre a seguire le vicende della politica nazionale perché riguardano il nostro paese e perché speriamo che ci possa essere un governo in tempi brevi.